Buongiorno ragazzi. Come vi hanno detto, mi chiamo Sami Modiano e sono uno dei pochissimi sopravvissuti di questo campo di sterminio che si chiama Birkenau, Auschwitz. Come vi hanno detto, sono nato a Rodi, una bellissima isola, e sono stato fortunato di nascere in questa bellissima isola, perché era tanto bella questa isola che è stata chiamata l'isola delle rose, profumava. E come tutti i ragazzi, anch'io avevo una famiglia, come tutti voi, un papà che si chiamava Giacobbe, un papà adorabile, una mamma, Diana si chiamava mia mamma. Una bellissima donna, adorabile, affettuosa, e una sorella più grande di me, di 3 anni, che si chiamava Lucia, una bellissima ragazza. E io, il sottoscritto, dunque era una famiglia composta da 4 persone. Crescevo in questa bellissima famiglia, da bambino, con grande affetto sia da parte di papà che sia da parte di mamma, e sia anche da parte della mia cara sorella Lucia. Ci volevamo bene, tutti quanti. Però a fianco di questa mia famiglia intima avevo anche una grande famiglia, che era la comunità ebraica di Rodi, composta da quasi 2.000-2.500 persone, più o meno. E in quell'ambiente crescevo, in quella grande famiglia, che ci volevamo tutti bene, ci conoscevamo tutti quanti, frequentavamo insieme tutte le festività ebraiche, avevamo 5 sinagoghe in questo quartiere ebraico, avevamo un collegio rabbinico importantissimo, avevamo una scuola che si chiamava l'Alliance Française Israélite, dunque era una comunità che viveva insieme, unita, e ci volevamo tutti quanti bene. Ed entro io vi ho spiegato per farvi capire dove io ho incominciato a crescere pian pianino nella mia infanzia. E poi, come tutti i ragazzi come voi, ho incominciato a frequentare le scuole italiane. Ho frequentato la mia prima elementare, mi piaceva andare a scuola, ero anche bravino. E poi la seconda elementare, anche là mi piaceva, stavo sempre, portavo dei buoni voti a casa. Sì, si faceva la concorrenza fra me e mia sorella chi avrebbe portato i migliori voti a casa. E devo ammettere, mia sorella era molto più brava di me, portava migliori voti di me a casa. E perciò c'era sempre questa piccola concorrenza fra di noi, fra me e mia sorella. E poi sono stato promosso per entrare nella mia terza elementare. Avevo 8 anni quando sono stato, ho incominciato a frequentare, 8 anni, 8 anni e mezzo più o meno, ho incominciato a frequentare la mia terza elementare, nella quale andavo bene anche là, quando a metà strada, possiamo dire, mentre frequentavo la terza elementare, sono stato chiamato dall'insegnante per presentarmi davanti alla cattedra, e io ero tutto contento che mi chiamava, perché credevo che mi voleva interrogare. E siccome ci aveva dato un compito il giorno prima e io mi ero preparato benissimo al compito, ero tutto contento di presentarmi per essere interrogato. Ma purtroppo è stata una delusione, perché appena mi sono presentato davanti alla cattedra, l'insegnante, molto amareggiato e molto dispiaciuto, quasi in silenzio, mi diceva: Sami Modiano, sei espulso dalla scuola. Io in quel momento avevo 8 anni, 8 anni e mezzo, e quasi quasi non realizzavo queste parole, e ho avuto, piangendo e singhiozzando, ho avuto ancora la forza di chiedergli
il motivo di questa mia espulsione. E a dirvi la verità, c'ho ancora questa scena di questo insegnante molto amareggiato che quando mi ha visto singhiozzando e piangendo che gli facevo questa domanda mi ha detto no, non piangere, Sami, non hai commesso niente di male, vai a casa, papà ti spiegherà il motivo di questa tua espulsione. Io sono tornato a casa piangendo e non sapevo anche come spiegare a mio papà questa mia espulsione. Io mi immaginavo e credevo che c'era qualche cosa che avevo commesso di male a scuola e per questo mi avevano espulso. Sapete voi bene che l'espulsione di un alunno è la cosa più grave che può ricevere un alunno, sospeso dalla scuola perché ha commesso qualche cosa di male. Tornato a casa, ho dovuto ammettere a mio papà che sono stato espulso, ma piangendo e singhiozzando, e che lui mi avrebbe spiegato il motivo di questa mia espulsione. Papà, un papà adorabile, mi ha carezzato subito: su, non piangere, Sami, non sei stato espulso perché hai commesso qualche cosa di male. Adesso ti spiegherò il motivo di questa tua espulsione. E così che poverino, era il 1938, sì, 1938, dunque quando c'è stata la mia espulsione. E papà, poverino, ha cercato di spiegarmi il motivo di questa mia espulsione. Dunque mi spiegava, ma io non capivo. A dirvi la verità, le parole di mio papà le prendevo in considerazione, ma non capivo. Mi spiegava: guarda, Sami, Mussolini ha emesso le leggi razziali. Dunque, come abbiamo detto poco fa, Mussolini nel 1938 aveva emesso queste leggi razziali. E queste leggi razziali dicevano che tutti i ragazzi ebrei non potevano più continuare, andare a scuola, dovevano essere espulsi dalle classi. Non soltanto, le leggi razziali continuavano ancora ad andare avanti, per esempio le leggi razziali non davano il diritto ai nostri insegnanti ebrei di continuare a insegnare nelle scuole italiane, per esempio le leggi razziali del 1938 non davano il diritto ai nostri ingegneri, ai nostri architetti e via di seguito. Le leggi razziali non ci davano il diritto di avere un telefono, di avere una radio e via di seguito. Le leggi razziali non davano il diritto a 5 ragazzi, a 5 persone ebrei di conversare fra di loro perché loro consideravano questo un complotto contro il fascismo e c'erano le punizioni severe, l'olio di ricino e via di seguito. Per esempio mio papà, Giacobbe, che aveva lavorato 25 anni in una società commerciale, che aveva cominciato a lavorare da zero e che pian pianino con la sua capacità e con la sua onestà era arrivato a diventare direttore di quella società commerciale, anche lui è stato licenziato immediatamente, se tutta stante, perché anche lui era colpevole di essere nato ebreo. Allora, in quel momento, quando papà mi spiegava tutte queste cose, io ho reagito, avevo 8 anni e mezzo, io rispondevo a mio papà, dicevo: ma papà, scusa, io non capisco questo tuo ragionamento, io non mi sento diverso, io vado a scuola con questi ragazzi, studio insieme, giochiamo insieme, ci frequentiamo, dunque non mi vedo diverso da loro. E lui mi diceva: poverino, sì, Sami, c'hai ragione, ma quando sarai più grande può darsi capirai meglio. Dunque vedete, ragazzi, che io questa definizione razza ebraica io non la accettavo già dagli 8 anni e mezzo. E ancora oggi che ho la mia età,
rifiuto di accettare questa definizione e di essere diverso dagli altri. Io non mi sento diverso dagli altri, mi sento uguale a voi. Sono ebreo, d'accordo, ma non mi sento diverso dagli altri e non devo essere considerato diverso dagli altri, sono uguale a voi. Io ho un cervello, voi altri avete un cervello, io ho una mano, io mi sento uguale, identico a voi. Ecco, questa definizione non l'ho mai accettata e continuo a non accettarla ancora perché sono un essere umano come tutti gli altri, uguale, identico. Ecco, questa definizione che ci tiene diversi uno con l'altro, io non l'accetto, non l'accetto. Assolutamente. Però, che cosa è successo? È successo che io all'età di otto anni e mezzo, per me è stato il mio primo impatto d'infanzia perché mi hanno escluso di non poter continuare ad andare a scuola. Dunque oggi avete davanti a voi una persona, Sami Modiano, che ha 83 anni, che non ha una cultura, no. Lui è rimasto alla terza elementare non finita, perché da quel momento in poi a lui non gli hanno dato più l'opportunità di continuare a studiare. Dunque ci sono molte definizioni per dire non ho una cultura, eccetera, eccetera, non ho potuto studiare. E tutto quello che ho imparato nella mia vita dopo, in conseguenza di tutto quello che vi ho spiegato, l'ho imparato dall'esperienza della vita che mi ha dato poi in seguito. Sì, perché da quel momento in poi, purtroppo, Sami Modiano non ha potuto più frequentare nessuna scuola. È rimasto alla terza elementare non finita. Tutto racconto, non ti preoccupare. Crescevo, andavo avanti nella mia crescita insieme alla mia famiglia e alla grande famiglia che era la comunità ebraica, fino a quando poi arriva 1939, fine 1939, inizio del 1940, quando inizia l'ultima guerra mondiale. In questa ultima guerra mondiale, purtroppo, l'Italia si allea con i tedeschi e la guerra inizia e per noi, della comunità ebraica, è molto molto difficile andare avanti perché non potendo più lavorare, non potendo più studiare, i nostri medici non potendo fare tutti quei mestieri non avevano lavoro e era difficile portare un pezzettino di pane a casa. Mi ricordo bene papà faceva i salti mortali per portarci un pezzettino di pane a casa, ma non era la stessa scena di mio papà. Tutti i capofamiglia della comunità ebraica purtroppo hanno vissuto in grande difficoltà in seguito a queste leggi razziali che sono state emesse da Mussolini nel 1938. La guerra inizia e io cresco, comincio ad andare avanti con questa crescita, quando poi 1941 inizio, può darsi dal 1900, ero ancora un bambino, la mia carissima mamma Diana è deceduta per motivi di malattia. Avevo 11 anni, dunque rimango orfano di mamma e le coccole di mamma per me come bambino mi sono mancate moltissimo. E poi adesso dico, grazie a Dio, grazie a Dio, ve lo dico tre volte, grazie a Dio che Padre Eterno ha preso mia mamma e l'ha portata via in quel momento del 1941. Voi troverete strano che un figlio dica grazie a Dio di aver perso mia mamma. No, lo dico perché lei non ha potuto vedere le atrocità che abbiamo visto noi dopo in seguito.
E per questo sono contento che Padre Eterno l'ha presa prima e non ha visto gli orrori che abbiamo visto noi altri. E grazie a Dio mia mamma c'ha a Rodi una tomba dove io regolarmente posso andare in questa tomba e mettere un fiore in questa tomba e fare una preghiera sulla tomba di mia mamma. Questo è una grande soddisfazione, avere una tomba di un familiare. È così che mia sorella Lucia, dopo la morte di mia mamma, mi ha fatto da mamma e da sorella, avendo 3 anni più di me. Sì, io prima gli volevo bene a mia sorella Lucia, come gli si vuole bene a fratello e una sorella, ma subito dopo la morte di mia mamma, vedendo questa sorella che stava sempre a fianco a me con le sue coccole, cercando di tenermi pulito, ha fatto sì la veste di mamma e sorella, è così che è cresciuto a qualche cosa in più verso questa sorella adorabile fra me e Lucia. Però bisogna dire che anche mio papà, Giacobbe, sapendo che mi mancavano le coccole di mamma, è stato anche lui molto, molto più presente del solito. E dunque si andava avanti, si cresceva in questo modo, fino a quando poi esattamente l'8 settembre del 1943 l'Italia decide di rompere l'alleanza con i tedeschi. 8 settembre del 1943 l'Italia decide di rompere questa alleanza, di affiancarsi agli americani, agli inglesi e ai francesi. Dunque c'è in Italia, si dice, la storia lo dice, lo dimostra, c'è un panico totale in Italia. Si dice pure che Mussolini scappa da una parte, Vittorio Emanuele III scappa da un'altra parte. Un panico, una confusione, subito dopo l'8 settembre, si sfascia quasi tutto. Gli ordini non ci sono più, non c'è chi comanda, non c'è chi decide. I governanti di Rodi chiedono ordini precisi da Roma, per sapere come si devono comportare con gli ex alleati tedeschi, e questi ordini non arrivano, è così che a Rodi pure c'è una confusione, c'è un panico. Ma che succede? Succede che gli ex alleati tedeschi che stavano insieme con gli italiani a Rodi approfittano di questa confusione italiana e siccome vedono che l'isola di Rodi è un punto strategico per l'armata tedesca, siccome loro ci hanno di già Creta e Rodi fa da ponte per Cipro e l'Africa, allora si danno da fare subito e che cosa prendono? La decisione di occupare l'isola di Rodi, perché per loro strategicamente, per i tedeschi, l'isola di Rodi era molto molto importante. E subito dopo, dunque, l'isola di Rodi, subito dopo l'8 settembre del 43, l'isola di Rodi non è più governata dagli italiani, ma bensì è occupata militarmente dalle truppe tedesche. E che significa questo per la comunità ebraica? In parole povere, significa che si passa dalla padella alla brace. Già si viveva con difficoltà con le leggi razziali e con l'occupazione tedesca, è il massimo che poteva capitare a questa comunità ebraica di Rodi. E difatti, i tedeschi non perdono l'occasione e incominciano a preparare la deportazione di questa comunità verso questi campi di sterminio, che si chiamano Birkenau, Auschwitz. Noi altri a Rodi, questa comunità, ignoravano anche che esistessero questi campi. Noi altri vivevamo in questa piccola isola senza sapere quello che succedeva al di fuori di questa isola.
E non sapevamo neanche che i tedeschi stavano preparando questa nostra deportazione. Difatti, la nostra deportazione verso questi campi di sterminio prende molto tempo, è difficoltosa per i tedeschi, non è una cosa facile portare 2500 davanti alle camere a gas e ai forni crematori. Sì, perché d'abitudine i tedeschi prendevano ebrei dalla Cecoslovacchia, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Francia, dall'Olanda, dall'Italia, dalla Grecia, da Sarajevo, Jugoslavia, tutti i paesi nei dintorni dei campi di sterminio. Bastava caricare un treno con 2.000-3.000 persone e con un viaggio di 2, 3, 4, 5 giorni massimo, questi treni pieni di ebrei arrivavano davanti alle camere a gas, ai forni crematori. Era facile, un treno, 2, 3, 4 giorni di viaggio, erano di già a destinazione. Ma gli ebrei di Rodi no. Gli ebrei di Rodi si trovavano quasi a 2.000 chilometri di distanza. E poi c'era il mare di mezzo. E poi trovare un mezzo per caricare 2.500 persone era difficile. I mezzi che avevano i tedeschi a disposizione avevano priorità l'armata tedesca. Non era possibile caricare 2.500 ebrei e portarli facilmente in questi campi di sterminio davanti alle camere a gas. È così che hanno impiegato parecchio tempo per farla, questa deportazione. Difatti, avevano in mano l'isola di Rodi il 18 di luglio, l'8 ottobre del 43, dopo l'armistizio, e la nostra deportazione è stata decisa il 18 di luglio del 1944. Il 18 di luglio del 1944 avevano già preparato la nostra deportazione e ci prendono. Prendono soltanto il primo giorno del 18 luglio del 1944, danno un piccolo comunicato dicendo che tutti i capofamiglia ebrei si devono presentare immediatamente con i documenti in mano al comandatur per un controllo semplice, un controllo. Così che mio papà Giacobbe, capofamiglia, con tutti i capoaltri famiglia delle comunità ebraiche, hanno preso i loro documenti e si sono presentati al comandatur. Guardate che avevano studiato così bene, i tedeschi non fanno una cosa senza averla studiata a tavolino prima. Avevano studiato il comandatur, l'avevano predisposto in una ex caserma dell'aeronautica militare italiana dove era abbastanza grande per contenere 2.500 più o meno persone da mettere dentro. Dunque fanno le cose con precisione, studiandole prima. Una volta presentato mio papà e tutti i capofamiglia dentro questa ex caserma dell'aeronautica militare italiana, gli hanno confiscato i documenti e non li hanno fatto più uscire. Il giorno seguente, il 19, un altro annuncio, il mattino del 19, dicendo i restanti delle famiglie si devono preparare per un viaggio che li porterà al di fuori dell'isola di Rodi, perché saremo tutti quanti trasportati da Rodi in un altro posto per andare a lavorare. E devono prepararsi, farsi dei fagotti, roba da vestire, roba da mangiare e specialmente devono prendere anche i beni di valore che potranno servire. Così che, per quello che riguarda la mia famiglia, mia sorella Lucia, che aveva 3 anni di più di me, mi ha chiamato, mi ha detto: Sami, vieni che ti vesto, perché gli avevo detto, faceva da mamma e da sorella,
mi ha vestito, mi ha lavato, mi ha pulito, poi mi ha detto aiutami, adesso chiudiamo le finestre, chiudiamo le porte perché dobbiamo raggiungere papà, dobbiamo andare. Lei poverina ha preparato il fagotto come era descritto e poi io e lei, anche lei si è vestita, si è pulita, tutto quanto insieme, mi ha preso per mano e mi ha portato insieme con lei alla caserma dell'aeronautica militare, dove siamo entrati dentro e abbiamo incontrato nostro papà che ci aspettava, Giacobbe. E così che ci siamo riuniti tutti quanti, e tutti quanti, 2000, 2500, quanto erano più o meno, perché non c'è una cifra esatta, su quello c'è delle difficoltà per capire esattamente, ma in tutti i casi eravamo fra i 2000 e 2500 persone. Ci hanno rinchiuso in quella caserma dell'aeronautica militare italiana. Ci hanno subito confiscato tutti i beni di valore, ci hanno perquisito dappertutto per prendere tutto quello che era di valore e poi ci hanno tenuto là fino alla mattina del 23 di luglio del 1944. Il 23 di luglio del 1944 ci fanno uscire da questa caserma, ci mettono in fila per cinque, fanno suonare le sirene per far vedere che c'è un allarme, per non mettere in curiosirsi le altre persone, e a testa bassa dovevamo camminare in direzione del porto di Rodi. E così che tutta la nostra comunità in fila per cinque, donne, bambini, vecchi, anziani, tutti quanti insieme in fila per cinque, scortati dai tedeschi della SS, che erano venuti a Rodi espressamente per la deportazione, sono venuti espressamente dalla Germania per organizzare questa deportazione, e ci portano davanti al porto di Rodi, dove c'erano quattro battelli, cinque battelli che ci aspettavano davanti al porto di Rodi. Erano 4-5 battelli cargo da bestiame, che a Rodi questi battelli servivano per trasportare bestiame da un'isola all'altra. E loro avevano fatto il calcolo che buttando dentro queste stive 400-500 persone avrebbero completato il carico di tutte le persone di Rodi, di tutti gli ebrei di Rodi. È così che ci hanno cominciato a buttare dentro queste stive. 23 luglio del 1944. Fa freddo il mese di luglio? Che cosa fa? Caldo da morire? Bene. Ci hanno buttato dentro queste stive 500 persone in ogni stiva, e qui mi devo soffermare un pochettino per darvi una piccola spiegazione. Là dentro, quando ci hanno buttato dentro come bestie, scusatemi l'espressione, c'erano ancora gli escrementi delle bestie, l'urina delle bestie che avevano lasciato là. Dunque, da quel momento in poi, voi dovete capire che noi altri non eravamo più considerate come persone, eravamo considerate ugualmente come se caricavano bestie per trasportare da una parte all'altra come maiali, pecore, asini. Dunque là c'è stato un altro impatto che non mi posso cancellare. Sì, perché là dentro c'era appena lo spazio per stare seduti, non tutti quanti. Avevano priorità i vecchi, gli anziani, le donne, è stato interessante, le donne che allattano. 500 persone stivate dentro questa melba di urina, di scrementi. Avevo 13 anni e mezzo. Ero con mio papà, con mia sorella Lucia e molte altre persone che ci conoscevo, che facevano parte di questa mia grande famiglia, persone che si conoscevano. Io crescevo in un ambiente di rispetto, ma là dentro il rispetto non c'è più. Non c'è più. C'erano cinque secchi d'acqua
a disposizione per dissettare 500 persone è un bidone vuoto, che poi è evidente, ci siamo accorti con quel caldo, con quella, scusate, puzza insopportabile, era impossibile sopravvivere in quell'ambiente, perché loro subito hanno chiuso le stive con delle tavole e hanno lasciato un posto soltanto aperto per poter respirare, respirare. E il nostro viaggio incomincia in queste condizioni igieniche, in queste condizioni disumane, che voi altri non vi potete mai e poi mai immaginare. Io là ho incominciato a vedere cose che non ero abituato a vedere. Il rispetto, prima di tutto. Evidente, i grandi, le persone con cervello, subito si sono accorti che bisognava prendere delle disposizioni severe. 5 secchi d'acqua non sarebbero bastate per dissettare 500 persone con quel caldo insopportabile che offre il mese di luglio. E hanno preso una decisione drastica di razionare l'acqua. Sì. Razionare l'acqua, avevano messo 2 o 3 persone davanti a questi 5 secchi d'acqua per dare la possibilità di prendere un goccetto d'acqua alle persone bisognose, e ognuno aveva diritto ogni tanto di prendere un goccetto d'acqua. E là ho cominciato a vedere delle scene che io non ero abituato a vedere. Quando sono venuto, per esempio, a dire Giacobbe, mio papà, c'hai diritto a bere questo sorso d'acqua. Mio papà lo prendeva, poi si guardava intorno, diceva no, io posso ancora aspettare, datelo a questa vecchietta che sta morendo, bagnategli le labbra a questa vecchietta o a questo vecchietto. Ma questa scena che ha fatto mio papà, questa stessa scena che ha fatto mio papà, la facevano tutti. I giovanotti di 18 anni, 20 anni, 25 anni, loro rifiutavano, avevano diritto. Per esempio il bambino, un bambino 2, 3, 4, 5, 6 anni, un bambino quando ha sete non ragiona, lui piange, lui non capisce, lui non può ragionare e dire che quest'acqua è razionata. Lui ha sete, vuole bere e si esprime con un pianto, e questo ha priorità, questo bambino, è vero? Ha priorità, per esempio, la donna che ha in grembo, che sta portando, è in stato interessante, ha priorità la donna che sta allattando un bambino. Queste persone hanno priorità. E gli altri che facevano parte di questa grande famiglia rifiutavano, dateli a loro perché loro hanno più bisogno di noi, noi possiamo ancora sopportare. E dunque questo ragazzo di 13 anni e mezzo che viveva in quell'ambiente ha incominciato a vedere cose che non era abituato a vederle. Chi ha 13 anni e mezzo qui in questa sala? Alzi la mano. Ecco. Ero come voi, e questi miei occhi già dalla partenza avevano cominciato a vedere certe scene che non ero abituato a vedere. Dunque il nostro viaggio lentamente continua in questa scena che vi ho descritto. Mi sono soffermato un pochettino perché valeva la pena spiegarvela. Poi, dopo una settimana di viaggio in queste condizioni, questi 4-5 battelli arrivano a Pireo, dove ci aspettava una squadra di tedeschi barbari che ci aspettavano per portarci in un posto di transito, in una caserma greca che si chiamava e si chiama tuttora Haidari.
era una stanzone grande in cemento armato e siamo arrivati il primo di agosto del 1944. Il giorno primo agosto, dopo una settimana, siamo partiti il 23 da Rodi e siamo arrivati a Pireo il 23. E il primo di agosto, dove il caldo era soffocante, ci hanno messo dentro questo fabbricato in cemento armato dove era un forno. Sapete che il cemento armato quando si riscalda si sembra di stare in un forno, dove là ci hanno fatto soffrire di sete. C'è stata di già una scena immediatamente, un vecchietto poverino, morivamo di sete, ha visto in lontananza una fontanella, ha preso una scodella per riempire un po' d'acqua, per offrirla a dei bambini che piangevano. Il tedesco se n'è accorto, aveva un manganello in caucciù, è andato e l'ha ammazzato di botte. Dunque, quando dico l'ha ammazzato, veramente l'ha ammazzato, è morto là e si è rivolto verso di noi dicendo che se qualcun altro si permetterà di prendere l'acqua senza chiedercelo, gli sarà successo la stessa cosa. Dunque, mi sono dimenticato di dirvi anche che nell'arco di questa settimana che abbiamo viaggiato da Rodi fino a Pireo, molti vecchietti e molte vecchiette, purtroppo, non avendo le loro cure, sono decedute. Sì, perché erano anziane, avevano dei problemi di salute e non hanno potuto sopportare quell'ambiente che vi ho spiegato, sono decedute e per ordine dei tedeschi abbiamo dovuto buttarli a mare. Non c'era un'altra possibilità. Vedete che questi occhi già avevano incominciato a vedere cose che non era abituato a vedere. In tutti i casi ci hanno intrattenuto in questa ex caserma della Grecia militare per 3 giorni e il 3 di agosto ci riuniscono di nuovo, ci tolgono da questa caserma Haidari. Vedete, io, se mi chiedete quello che ho mangiato ieri, me lo sono già dimenticato, non so rispondervi. Ma Haidari, avevo 13 anni e mezzo, sono passati molti anni, sono passati 70 anni. Io non me la dimentico questo nome. L'avevo sentito per la prima volta, questa caserma greca Haidari, e me la dico ancora oggi, dopo 70 anni non me la dimentico, perché è stata una sofferenza, una grande sofferenza. E ci hanno portato davanti un treno, con vagoni di legno, con 4 finestrini ai lati, e ci hanno incominciato a caricare. All'inizio hanno incominciato a mettere 60-70 persone in ogni vagone. Poi hanno commesso uno sbaglio. Loro credevano che questo treno era sufficiente per caricare tutto il gruppo di questa comunità ebraica, ma si sono trovati in difficoltà, molti sono rimasti al di fuori, ma non si sono persi di vista, hanno preso la decisione di incominciare a sopraccaricare fino a 90 persone in ogni vagone, 80-90 persone in ogni vagone, dove eravamo dentro come delle sardine. Qui devo ammettere una cosa: non c'erano gli escrementi, non c'erano le urine. Era più pulito il vagone, devo dire la verità. Anzi, c'era anche della paglia. Però c'erano anche 5 secchi d'acqua e c'era anche il bidone vuoto. Sapete che cosa serviva questo bidone vuoto? Io non ve l'ho detto prima. Questo bidone vuoto serviva alle persone umane per fare i nostri bisogni. Allora, come si fa a fare i bisogni in un posto ristrettissimo dove te sei abituato al rispetto,
Lo puoi fare davanti a tutti? In che modo lo fai? Che spazio c'hai disponibile di farlo? Ecco, dovevamo cercare di fare questi nostri bisogni naturali che una persona ha in quel piccolo spazio ristretto davanti agli occhi di tutti quanti. Avete che? Immaginate? Ecco. Il nostro treno parte lentamente, lentamente, per una destinazione che non conoscevamo, assolutamente non la conoscevamo la nostra destinazione, e mai e poi mai ci immaginavamo che questo treno ci stava portando alla morte. Sì, a nostra insaputa. Mai e poi mai ci immaginavamo che questo treno ci stava portando alla morte. Io anche qui mi devo soffermare un pochettino, perché è necessario che voi altri capiate, ragazzi. Dovete capire. Loro si sono permessi molte volte di fermare questo treno nel mese di agosto. Ripeto, nel mese di agosto fermavano questo treno con tutti i vagoni dove c'erano più o meno 2.000-2.500 persone, più o meno, dalla mattina fino alla sera, sotto il sole tremendo del mese di agosto. Sì, perché per loro non gli importava niente che questo treno rimanesse sotto il sole. Tanto erano ebrei che dovevano andare a morire. Morire in anticipo, morire dopo, per loro era uguale. Ma noi ignoravamo la nostra sorte. Avevano precedenza i treni militari. È così che il treno degli ebrei poteva rimanere del sotto al sole dalla mattina fino alla sera. Tanto per loro era uguale. Era uguale. Erano ebrei che dovevano andare a morire nelle camere a gas. Per loro il risultato era quello. Morire prima o morire dopo, per loro era la stessa soluzione. Era la stessa soluzione. Il 16 di agosto, la mattina del 16 di agosto, il nostro treno si ferma. Noi altri incuriositi come al solito, specialmente gli adulti che erano all'interno di questi vagoni, guardano da questi quattro finestrini per capire dove si era fermato questo treno, e in lontananza, poca lontananza, vedono dei reticolati, vedono delle baracche, e non ci sappiamo spiegare, capire. Non eravamo sicuri che eravamo arrivati, c'era un silenzio quella mattina che è durato poco, pochi minuti. Un quarto d'ora dopo, 10 minuti dopo, 20 minuti dopo, non so spiegarvi, ma poco tempo dopo che il treno si è fermato, abbiamo sentito delle urla in tedesco. Era un gruppo di tedeschi, un centinaio di tedeschi che veniva con dei cani, accompagnati da cani pastori, con manganelli in mano, con ordini precisi in tedesco: Raus, schnelle, verfluchter, ordini che noi altri non capivamo il tedesco. Hanno spalancato queste porte di questi vagoni con una barbarie che non vi potete immaginare, ci hanno cominciato a buttare giù come sacchi di patate. Era un lavoro di routine per loro, era un lavoro che facevano regolarmente, erano abituati a questo lavoro.
è così che ci hanno cominciato a buttare giù. Noi poverini cercavamo di dare una mano alla vecchietta, di non farla buttare giù in questo modo barbaro da un'altezza del vagone, in quella era la rampa della morte, ma in quel momento noi altri non sapevamo come si chiamava questa rampa della morte, l'abbiamo saputo dopo. È così che fra di noi c'è stato subito immediatamente un panico, una confusione, un dolore. Mio papà, quando si è vista questa scena, che la possiamo tradurre, comparare come un inferno, sì, un inferno, le botte arrivavano da tutte le parti, gli ordini, bravo, snelle, botte da tutte le parti, hanno cominciato a cercare di dividerci subito, seduta a stante, donne da una parte e uomini dall'altra parte. E allora, per istinto naturale, mio papà ha preso in mano la situazione, ha preso me vicino a lui, ha preso mia sorella Lucina vicino a lui, ci teneva stretti vicino a lui, perché aveva capito che la situazione si stava mettendo a male. Ma la stessa scena che ha fatto mio papà l'hanno fatta tutti. Io vedevo, non me la posso scordare questa scena, per me la scena, questa è una scena che io non la posso cancellare dalla mente. Vedere tutti quanti che cercano di non perdere di vista la mamma, il fratello, la sorella. E poi si presenta un tedesco davanti a mio papà e vuole strappargli dalle mani mia sorella Lucia per dividerla. Mio papà aveva 45 anni in quel momento. La sua figlia, lui non la cedeva facilmente, la difesa con i denti. Lui, anche se la voleva strappare, lui si rifiutava. Più lui la tirava, più lui la teneva. Sono venuti in tre a toglierla dalle mani di mio papà e mia sorella Lucia. L'hanno gonfiato, gli hanno dato tante di quelle bastonate che io... gonfiato di botte, e poi poverino ha ceduto. Allora ditemi voi, io posso cancellarmi questa scena di un papà che difende sua figlia? Ecco, io non posso cancellarmi questa scena. Io sono una persona umana come tutti. Io non sono una... Non c'è una spugna che dici, beh, io scancello questo, bene, finito. No, questa scena di questo papà che difende sua figlia con i denti, io me la porterò appresso per tutti gli anni della mia vita, fin quando morirò. Un papà adorabile. Ma questa scena che ha fatto mio papà, l'ho vista in tutti noi, in quella rampa della morte. E in pochissimo tempo ci hanno diviso, erano abituati a questo lavoro e l'hanno fatto in pochissimo tempo. No, per favore, per favore, per favore. Per favore. Sì, adesso arrivo, non ti preoccupare. Se mi date il tempo, io ve lo racconterò. Allora, è evidente, in quella rampa della morte hanno diviso le donne e hanno fatto passare prima le donne davanti a un ufficiale tedesco, un medico. Dovevano passare le donne prima di noi uomini davanti a questo medico in fila indiana, e lui dava uno sguardo alle persone che passavano davanti a lui, le guardava in faccia e poi con un semplice gesto di un dito, dopo averle guardate alla svelta mentre passavano davanti a lui,
tutti quanti seguivano questo gesto, destra, sinistra, sinistra, destra. Se c'era qualcuno che non capiva, c'era subito a fianco il tedesco che dava subito una mangalenata per farla spingere. Ma tutti quanti noi seguivamo questo gesto senza sapere che cosa significava questo gesto. L'abbiamo saputo troppo tardi, quando ormai era tutto concluso. Questo gesto significava qualche cosa, ma mai e poi mai pensavamo che questo gesto dava un ordine preciso. E subito dopo le donne, siamo passati pure noi altri uomini davanti a questo ufficiale tedesco, un medico, ha un nome questo medico, ma io non lo pronuncio, perché dopo aver saputo quello che significava questo gesto, questa persona non ha un nome, non devo pronunciarlo, perché io non concepisco come una persona umana, non concepisco come una persona umana può decidere immediatamente, seduta stante, mentre passa davanti a lui. Sapete che cosa significava questo? L'abbiamo saputo troppo tardi. Vita provvisoria e morte immediata. Sì, questo gesto significava vita provvisoria e morte immediata. Quando dico morte immediata, perciò questo io non concepisco come un uomo può andare a dormire la sera dopo aver mandato migliaia di persone alla morte. E la più parte di queste persone erano bambini, bambini innocenti, che non avevano nessuna colpa. Da un anno fino ai 15 anni, per lui non servivano. Le donne incinte non servivano, i vecchi non servivano, le donne in stato interessante non servivano, le donne che allattavano non servivano. Sono persone che non servono più, servono soltanto quelle poche persone che possono mandare ancora avanti la fabbrica della morte, che si chiama Birkenau. Sì, di questi ne abbiamo bisogno provvisoriamente. Sì, dico provvisoriamente. Li sfruttiamo, li spremiamo come un limone, e poi, se non servono più questi, al secchio di immondizie, tanto le camere a gas stanno là e i forni crematori stanno là. Consumiamo questi, poi ce ne sono altri che arrivano ogni giorno, dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia, arrivano continuamente. Questa fabbrica della morte deve funzionare. Deve funzionare con la mano d'opera nostra. Loro stanno là solo per comandare, per farla funzionare. 24 ore su 24 le camere a gas devono lavorare, ma con la mano d'opera nostra. Noi dobbiamo ammazzare i nostri fratelli, noi dobbiamo tagliare i capelli dei nostri fratelli, noi dobbiamo fare tutto, noi. La sera del 23 luglio, agosto, scusate, la sera del 23 agosto del 1944, del 16 agosto, scusatemi, ho perso anche la... del 16 agosto del 1944, quasi a guerra finita, già sapevano che stavano perdendo la guerra. La nostra comunità ebraica, composta da 2.000-2.500 persone più o meno, era quasi andata via. Posso dirvi adesso con precisione, siccome io vado ad Auschwitz-Birkenau, eccetera, eccetera, 1.900 persone della comunità ebraica di Rodi è stata registrata negli archivi,
è scritto che 1900 persone della comunità ebraica di Rodi sono andate immediatamente mandate nelle camere a gas nei forni crematori e una piccola parte di uomini e donne sono rimaste per lavorare per far mandare avanti questa fabbrica della morte. Poi noi uomini e donne siamo andati a finire nella sauna. La sauna è un posto dove ci tagliano i capelli, ci disinfettano con un disinfettante fortissimo e poi ci fanno fare una doccia. A qui devo anche spiegare qualche cosa. Sapete che un anno fa abbiamo perso Shlomo Venezia. Shlomo Venezia è un ebreo di Salonicco. Lui è stato un testimone molto, molto importante. Lui è stato scelto per lavorare dentro le camere a gas e forni crematori. E grazie a Dio lui è uscito vivo da quell'inferno che sono le camere a gas e forni crematori. Pochissimi che hanno lavorato là dentro avevano la fortuna di uscire vivi. Lui è uscito vivo e ci ha dato una testimonianza, ci ha spiegato come andavano a finire queste persone nelle camere a gas e forni crematori. Ce l'ha spiegato pure a noi. Anche noi, sopravvissuti dei campi di sterminio, abbiamo avuto molte cose da lui. Lui ci ha spiegato, quando c'è stata la selezione, queste 1900 persone, per esempio di Rodi, che sono andate a finire verso le camere a gas, e andavano molto più gentilmente con loro, non erano barbari con loro, li portavano piano piano davanti a questo edificio, in mattoni, e poi gli dicevano: guardate, adesso vi daremo la possibilità di farvi una doccia, perché avete viaggiato quasi un mese, dal 18 di luglio fino al 16 di agosto, dunque quasi un mese avete viaggiato e siete sporchi, vi daremo la possibilità di farvi una doccia. Però prima di entrare, vi raccomandiamo, troverete nel muro degli attaccapanni numerati e quando prima di entrare dentro la doccia appoggiate i vostri vestitini in questi attaccapanni e ricordatevi il numero di questo attaccapanni. Ah, dicevano pure, e le vostre scarpe fate in modo di allacciarle una con l'altro e appoggiatele sotto quell'attaccapanni, così quando entrerete a fare la doccia e poi uscirete fuori dalla doccia, non avrete difficoltà a trovare le vostre scarpe e i vostri vestiti. È così che poi li facevano entrare in questa finta doccia, loro convinti, poverini, che era davvero una doccia, entravano in questo ambiente. Poi chiudevano la porta, li stivavano tutti quanti là dentro e loro credendo di fare una doccia, bambini, donne, tutti quanti insieme, chiudevano questa porta dove c'era una piccola vetrata dove potevano loro controllare e dall'esterno un altro tedesco con ordini precisi mandava questo Cyclone B. Questo racconto ce l'ha raccontato Shlomo Venezia. Sapete quanto tempo? Loro controllavano da quell'ambiente in vetrata 10 minuti. Una morte orrenda. Sì, da quelle finte docce, sì, c'erano le docce, finte, ma non usciva acqua, usciva gas, Cyclone B. 10 minuti di sofferenza per morire, una morte tremenda. Shlomo Venezia ha lavorato là dentro, pace all'anima sua, ha lasciato delle testimonianze importanti, grazie a lui.
che ci ha dato molte informazioni. Noi invece dall'altra parte, siccome avevano bisogno di noi, abbiamo fatto una vera doccia, dopo essere disinfettati, tagliati, eccetera, eccetera, ci hanno fatto correre in un corridoio dove ci buttavano un pigiama a righe, un cappello a righe, con ordini precisi di Barbaria, Raus, Schnelle, Verfluchter. Avanti, correndo con spinte bastonate, ci hanno portato poi, mica che ci chiedevano di che taglia hai bisogno per il pigiama a righe, no, ce lo buttavano così, via, 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 animali, via, 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 via. Arrivati in un altro posto abbiamo dovuto fra di noi arrangiarci per metterci questo pigiama sul nostro corpo, un pigiama di tela a righe, un cappello a righe, un paio di zoccoli di legno. E poi usciti fuori c'erano delle tavolate dove addetti ai lavori ebrei come noi, sotto il controllo severo dei tedeschi, avevano il compito preciso, controllati dai tedeschi. Mio papà, io ero fortunato perché avevo un papà vicino a me che mi sorvegliava, mi teneva vicino a lui e non mi perdeva di vista. Però in quel momento mio papà è stato obbligato, spinto da mettere il suo braccio sinistro in questo tavolo che avevano già preparato là, e è stato numerato col numero B7455. E io che seguivo mio papà, subito dopo, ho sul mio braccio sinistro il numero B7456. Fra mio papà Giacobbe e Samuel Modiano c'era un solo numero di differenza. Ripeto, mio papà aveva B7455, mentre io ho, c'è una differenza, io ho B7456. Un solo numero ci divideva, con la sola differenza, lui non c'è più, mentre io ci sono. Mentre io ci sono, malgrado tutti quelli che negano, malgrado tutto quello che loro negano, io ci sono ancora. Io ci sono ancora. Dunque, da quel momento noi non avevamo più un nome, eravamo dei numeri. Da quel momento in poi ci avevano tolto la dignità di essere delle persone umane, eravamo dei pezzi da smaltire. Da quel momento in poi avevamo capito, non c'era molta difficoltà per capire, che non eravamo più persone, numeri da smaltire. Ci hanno preso, ci hanno buttato nel lager A a noi uomini, alle donne di Rodi li hanno buttate nel lager B. Là immediatamente siamo stati presi in carico dai capo. I capo erano prigionieri politici, la più parte di nazionalità polacca, che loro, i tedeschi, avevano preparato benissimo di essere ancora più barbari dei tedeschi, perché per mantenere quel posto da capo dovevi dimostrare di essere cattivo, barbaro, se no quel posto non l'avevi. E loro dovevano dimostrare ai tedeschi la cattiveria, la barbaria, per avere quel posto che era un vantaggioso posto, e così che ci hanno dato in mano a questi capo. A mio papà l'hanno preso subito. Un capo l'ha preso subito e l'ha spinto nella baracca numero 15. Io purtroppo sono stato sfortunato. Fino a quel momento stavo insieme a mio papà, ma da quel momento che ci hanno buttato nel lager A,
È venuto un altro copavo, mi ha preso, mi ha buttato nella baracca numero 11. Dunque mio papà stava nella baracca numero 15 e io ero nella baracca numero 11. Le baracche che un giorno andrete a Birkenau, a vedere la sua sofferenza e il suo dolore. Io non capivo. Poi la sera seguente gli ho detto: papà, perché non vieni pure te? Domani sera ci siamo dati un appuntamento con Lucia. Vieni pure te, così vedi tua figlia. Lui mi ha guardato in faccia. Si è rifiutato. Io in quel momento, credetemi, questo rifiuto di mio papà non l'avevo capito, l'ho giudicato male. Ora gli chiedo perdono, gli chiedo scusa. Io quel suo rifiuto non l'avevo capito, ero un ragazzo. In quel momento dicevo: ma com'è possibile? Com'è possibile? Un papà che difende la figlia con i denti nella rampa della morte, adesso si sta rifiutando di venire a vederla. Era troppo tardi quando l'ho capito e gli chiedo scusa. Ci sono state altre scene con mia sorella, devo raccontarla anche questa. È un dolore grande per me. Mi dicono di raccontarla. Io potrei raccontarvi molte cose, ma sto cercando di evitarle, di raccontarvele, perché anche per voi è una sofferenza. Una sera ho messo da parte la mia fetta di pane. Vedendo la mia sorella in quelle condizioni, ho detto: su Sami, non mangiare questa fetta di pane, offrila a tua sorella. Ho preso questa fetta di pane, 125 grammi, l'ho avvolta in un panno, tutto contento. Mi sono avvicinato davanti ai reticolati dove lei mi stava sempre aspettando e gli ho fatto un gesto dicendogli che gli avrei buttato qualche cosa dall'altra parte. Lei mi guardava, mi fissava, questa sorella adorabile. Aveva capito. E con un grande rischio ho preso uno slancio e gli ho buttato questo fazzoletto con l'interno la mia fetta di pane che offrivo a mia sorella. Con grande piacere gliela offrivo, vedendola in quelle condizioni. Lei l'ha raccolto questo fazzoletto e con calma ha aperto questo fazzoletto e ha trovato la mia fetta di pane. Mi ha guardato da lontano, ha aperto le braccia e mi ha abbracciato da lontano. E io ero contento di questo abbraccio, anche se non era un abbraccio di contatto umano. Lei mi ha guardato, può darsi, aveva le lacrime agli occhi, come io le avevo in quel momento. Mi guardava, ha messo la mano sua in tasca, ha preso la sua fetta di pane, l'ha messa dentro il fazzoletto dove c'era la mia fetta di pane, ha rinchiuso il tutto e poi mi ha fatto capire che mi avrebbe ributtato indietro quell'involucro. Io ho aperto, l'ho ricevuto, questo involucro, e quando ho aperto c'era dentro la mia fetta di pane che gli avevo mandato
e la sua fetta di pane che lei aveva conservato per mangiarsela. Vedete che lei si era presa l'incarico a Rodi da farmi da mamma e da sorella. Ha voluto ancora in quelle condizioni che era a farmi ancora da mamma e da sorella. Posso io, ditemelo voi, posso io cancellare questa scena dai miei occhi? Ditemelo voi se io posso. No, per favore. Pochi giorni dopo mia sorella non si è presentata più e non c'era difficoltà per capire che mia sorella mi aveva lasciato, ci ha lasciato. E avevo perso la cosa più cara che avevo al mondo. Una bellissima ragazza. Non ce l'ha fatta. Ha ceduto. Di questo ho fatto presente a mio papà Giacobbe. E da quel momento mio papà si è lasciato andare. Non gli interessava più continuare a soffrire, tanto mio papà era una persona colta, di grande cultura, aveva capito molto bene che di là non poteva fare grande cosa, non poteva aiutarci e lui stesso si sentiva in difficoltà di non poterci aiutare, di non poter fare niente per darci una mano. Aveva perso la sua figlia, che era anche per lui la cosa più cara, e sapendo che avrebbe perso pure me, lui si è lasciato andare, aveva capito che le cose ormai erano all'estremo. E una sera, pochissimi giorni dopo, mio papà mi fa: rimani un pochettino con me. Non era la solita frase, vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. Quella sera lui, sereno, tranquillo, rimani un pochettino con me. E io tutto contento, sì papà, rimango con te. E lui mi guardava, mi fissava. E poi a un certo momento gli ho detto: papà, scusa, mi vuoi dire qualche cosa? Sì, sì, avvicinati. Domani, quando verrai, non ci sarò più. E io, stupito, gli dico: perché? Ti hanno trasferito? Ti hanno spostato di baracca qualche cosa? No. Non mi hanno spostato, non mi hanno trasferito. Non mi sento bene, mi ha detto, mi sento male. E domani mi presenterò all'ambulatorio. Ora, fra di noi c'era un passaparola. Sapevamo che presentarsi all'ambulatorio era andare direttamente alle camere a gas e forni crematori. E la mia reazione è stata subito quella di dirgli: ma papà, scusa, sai che cosa vuol dire presentarti all'ambulatorio? Sì, non stare a sentire quello che si dice in giro. A me mi cureranno, ma papà, lo sai. No, non ti preoccupare, a me mi cureranno, ma lui lo sapeva. C'erano due modi semplici per farla finita a Birkenau. Una era quella di presentarsi all'ambulatorio, la seconda era ancora la più facile.
era quella di fare una piccola rincorsa contro questi fili spinati ad alta tensione. Ti attaccavi, venivi fulminato immediatamente e finivi di soffrire. Così la morte ti prendeva e non soffrivi più e non continuavi a dare la tua presenza per ammazzare i tuoi fratelli. Molti lo facevano regolarmente, molti lo facevano regolarmente. E mio papà aveva scelto quella strada di presentarsi all'ambulatorio. Però quella sera, non me la posso scordare, perché mi ha detto: vieni avanti. Mi ha messo la mano in testa, mi ha dato la sua benedizione in ebraico e poi mi ha puntato il dito. Tieni duro, Sami. Tieni duro, Sami. Tu ce la devi fare. Adesso vai. Vai a riposarti, perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. E non girarti indietro. Vai. La sera seguente io sono andato nella baracca numero 15. Mio papà non c'era più. Non c'era più. Ero rimasto solo, solo, con le sue ultime due parole: tieni duro, Sam, tu ce la devi fare. Com'è possibile tenere duro? Era impossibile tenere duro. Io dimagrivo ogni giorno, andavo avanti, ho fatto il mese di ottobre, ho fatto il mese di novembre, ho fatto il mese di dicembre, quando il mese di dicembre ormai ero diventato uno scheletro, sempre spinto dalle sue ultime parole: tieni duro. Ma come fai a tenere duro? Come fai a tenere duro? Quando alla fine di dicembre si sentono i russi che si stanno avvicinando, ci sono dei combattimenti all'esterno del campo di Birkenau, i tedeschi tengono duro e i russi bombardano, si sentono battaglie al di fuori del campo di sterminio e si spera di vedere in faccia i russi. Ma ormai io ero dimagrito al massimo, mi tenevo e non mi tenevo in piedi. Siamo entrati nel 1945, gennaio del 1945, dove il clima era molto, molto pesante, 20 sotto zero, 25 sotto zero. Come fai a tenerti in piedi? Come fai a tenerti in piedi? Poi a un certo momento mi scelgono, mi portano in una baracca, in un ambulatorio, qualche giorno prima della liberazione. Mi mettono in una baracca e mi cominciano a togliere il sangue dal mio braccio, una siringa di sangue il mattino, una siringa di sangue la sera. E io non so perché cosa lo tenevano, se era per fare delle esperimenti, se questo sangue ebreo serviva per qualche ferito tedesco, non saprei. In tutti i casi, meno male che non è andata alla lunga, è durata per 4-5 giorni. Poi a un certo momento avevano dato l'ordine, i tedeschi, a Birkenau di evacuare tutti quanti
e dove c'è stata la marcia della morte. La marcia della morte era che dovevano tutti quanti metterci in fila e lasciare il campo di Birkenau e portati in direzione di Auschwitz. Da Birkenau a Auschwitz sono 3 chilometri. Ci hanno messo in fila i tedeschi per 5, di notte faceva 25 gradi sotto zero. Io di già barcollavo, avevo vertigini, perché quando togli il sangue a una persona, una siringa al mattino, una siringa la sera, e quando il sangue nelle vene ti manca, già sei, non sai come tenerti in piedi. Più la mia pelle e ossa, pesavo 25-26 kg più o meno, uno scheletro. Qualche volta vi è capitato di vedere uno scheletro in televisione? E il sottoscritto che vedete qui era uno scheletro che non si teneva in piedi, non si teneva in piedi. E così che questa marcia della morte è andata avanti, siamo partiti, io mi sono trovato al centro e ho fatto una parte di questa marcia della morte, sì, perché loro volevano, i tedeschi, cancellare tutto quello che avevano creato a Birkenau, volevano far saltare in aria le camere a gas, volevano far saltare i forni crematori, volevano far saltare le camere di tortura, le camere di esperimenti, volevano cancellare tutto quello che loro avevano creato di barbarie in questo campo di Birkenau, ma non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta, perché tutto è ancora là, sì, distrutto, ma è ancora là, malgrado che ci sono molti che negano. E io ho mandato avanti questa marcia della morte, ma prima di arrivare ad Auschwitz, purtroppo le mie forze mi sono mancate e sono caduto per terra. Sono caduto per terra e sapevo molto bene che gli aguzzini in coda avevano l'ordine preciso, l'hanno chiamata la marcia della morte. L'hanno chiamata la marcia della morte perché c'era un motivo. Tutti questi che partivano da Birkenau erano quasi tutti nelle mie stesse condizioni. A un certo momento hanno ceduto, cadevano, non potevano continuare. Gli aguzzini stavano di dietro, bam, 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 ammazzavano la morte, morte. Loro avevano l'ordine preciso di non lasciare nessuno in vita per testimoniare ai russi di quello che loro avevano creato in questa fabbrica della morte. E così che era venuto pure il turno mio. Qualche metro prima di arrivare ad Auschwitz sono caduto anch'io. Credetemi, non avevo paura della morte. Avevo capito che ormai era venuto anche il mio momento. Anzi, ero contento, sorridevo. Dico, finalmente la morte mi ha rifiutato qui, la morte mi ha rifiutato qui, la morte mi ha rifiutato qui, e finalmente è il momento di morire anch'io, avvicinandomi a mia sorella e miei. E così che a un certo momento hanno fatto un gesto due prigionieri, non so per quale motivo, mi hanno alzato e mi hanno portato fino ad Auschwitz, mi hanno trascinato là, e poi hanno capito che era inutile trascinarmi ancora. Mi hanno appoggiato in un posto, in un angolo dove c'erano altri cadaveri, e io là ho perso conoscenza e sono rimasto lì. Poi a un certo momento, mentre mi risvegliavo, mi trovavo soltanto dei cadaveri intorno a me. E poi là, tutti quelli tedeschi non c'erano più, finito, la marcia era continuata, ma non vedevo soltanto che cadaveri intorno. Poi mi sono detto, se io rimango qui, diventerò anch'io congelato come tutti gli altri. Ho visto un fabbricato di mattoni e sono entrato in questo fabbricato di mattoni dove mi sono messo a riparo dal freddo. E fino a quando poi, il 27 di gennaio, mi sono svegliato. Davanti a me avevo una dottoressa russa che mi massaggiava, cercava di riportarmi in vita. E pian pianino, pian pianino, pian pianino, questa è stata l'ultima scena mia. Così che oggi mi trovo qui davanti da voi. Ecco, mi fermo qui perché credo di aver già
approfittato molto del tempo disponibile. Bene, grazie. Ragazzi, quello che voglio dirvi è una cosa importante. Voi dovete capire che io sono un sopravvissuto, uno dei pochissimi sopravvissuti. Io mi rifiutavo di parlare. Mi rifiutavo di raccontare la mia darvi la mia testimonianza, perché credevo che era inutile dare la mia testimonianza, che non sarebbe servita a nessuno la mia testimonianza. Poi mi hanno obbligato, mi hanno cercato di farmi capire che era utile fare un'esperienza ad Auschwitz-Birkenau con i ragazzi. E io ho voluto accettare un'esperienza 8 anni fa, ma mi ero promesso di fare un'esperienza con i ragazzi, 300 ragazzi che portavo insieme, di fare una semplice premessa, che se io non avrei avuto un riscontro positivo dalla parte dei ragazzi, io mi sarei fermato, non avrei più continuato, perché dovete capire che andare ad Auschwitz-Birkenau per me è già un dolore enorme, una sofferenza enorme, andare in quei posti dove ho visto morire un sacco di gente e non essere capito dai ragazzi significa un doppio dolore. La sofferenza mia diventa doppia. Per questo motivo io mi rifiutavo. Però 8 anni fa, nel 2005, ho voluto fare questa prima esperienza. Per me è stato un dolore enorme, dopo 60 anni che mancavo da quel posto, andare in quel posto dove io mi promettevo di andare, mi promettevo di andare solo, senza nessuno, con mia moglie soltanto per fare una preghiera, per mettere una pietra in quei posti dove ho perso tutti i miei. Sì, perché quando dico io ho perso tutti i miei, io non ho perso soltanto la mia piccola famiglia, ho perso la grande famiglia di 2500. Poi, quando io vengo a parlare da voi, non parlo soltanto per i 6 milioni di ebrei che sono morti, no. Parlo anche per 5 milioni di altre persone umane che sono state ammazzate, anche loro innocenti, omosessuali, anticappati, rom, zingari, politici, che avevano idee diverse. I tedeschi li hanno fatti fuori anche loro. Dunque io non parlo soltanto per i 6 milioni di ebrei, parlo anche per questi 5 milioni che hanno fatto fuori, persone innocenti, che avevano idee diverse. Li hanno ammazzati pure loro. Allora, che significa? Che io sono stato a fare questa mia prima esperienza, dura, dolorosa, e 300 ragazzi dietro di me mi seguivano, e ogni tanto quando io mi giravo per vederli in faccia, questi ragazzi soffrivano come me, avevano le lacrime agli occhi come me, e da quel momento ho capito e ho trovato la risposta. Sapete che quando un sopravvissuto esce vivo da quell'inferno, lui stesso non ci crede. Se me lo chiedete come ho fatto, io non so rispondervi, ma rimangono molti punti interrogativi in sospeso. Io mi sono chiesto, ma perché io? Padre Eterno, perché ha scelto me, non ha scelto mio papà, non ha scelto nessun altro, ha scelto un mingherlino di 13 anni e mezzo, l'ha lasciato in vita, perché, perché, perché? Questo punto interrogativo io me lo sono portato appresso, mi tormentava tutta la vita. Ma in quel viaggio del 2005 finalmente ho capito e ho trovato la risposta di questo punto interrogativo che mi aveva tormentato tutta la vita. E da quel momento in poi mi sono giurato
che non mi fermerò mai più. Fin quando Dio mi darà la forza di farlo, io continuerò a farlo, di trasmettere a voi, di trasmettere a voi ragazzi, a voi ragazzi. Io sono qui perché ho grande fiducia in voi, anzi oggi sono contentissimo, vedo una sala piena. E tornerò a casa soddisfatto, credendo, sperando che questo incontro sarà servito a qualche cosa, che tornerete a casa con un piccolo bagaglio in più. Domani sarete voi, io non ci sarò più, ho 83 anni, ma io conto su di voi, avete un impegno oggi, da oggi in avanti, sarete voi a fare in modo che questo non succeda mai, mai, mai più, ragazzi. Voi avete questo impegno, a voi lascio questo impegno, fate in modo che i vostri figli non vedano quello che hanno visto i miei occhi. Ecco, questo ve lo lascio in eredità. Io vi ho detto all'inizio, io non ho potuto studiare, no, sono una persona che non ha una cultura, tutto quello che ha imparato l'ha imparato la vita, l'esperienza, ma voi potete studiare, voi siete seguiti dai vostri insegnanti, avete il sostegno della vostra famiglia, fate tesoro di tutto quello che avete, ragazzi miei. Fate tesoro di tutto quello che avete, la famiglia, gli insegnanti, l'insegnamento. È importante, ve lo sta dicendo qualcuno che queste cose non le ha avute. Ecco, adesso mi fermo augurandovi a tutti voi, dal profondo del mio cuore, buona fortuna ragazzi, Mazal Tov, Shalom, pace.